Ciao ragazzi, allora oggi sono qui per farvi vedere l'unboxing del nuovo dispositivo della Avermedia. Questo nuovo dispositivo si chiama Avermedia Portable, è appunto un dispositivo portatile e dopo ve lo farò vedere. Allora, volevo prima di tutto comunque ringraziare personalmente l'Avermedia per aver creduto in me. Questo perché, ora vi spiego, è stata l'unica società a rispondermi con le mail e a credere in me, perché nonostante i miei pochi iscritti, ha comunque creduto in me e mi ha fornito questo fantastico prodotto che io comunque ho già avuto modo di utilizzare e quindi mentre vi farò l'unboxing potrò anche spiegarvi come funziona. Un'altra cosa importante è lasciare il mi piace in questo video perché ho voluto fare una cosa per voi. Cos'è questa cosa? Voglio appunto potervi dare un codice sconto, quindi voi ad esempio potrete scrivere su Amazon SaviUltras 90 e ricevere un codice omaggio per ricevere non so quanto, un 5% di sconto per poter acquistare questo prodotto. E quindi così da poter fare anche voi video su YouTube. Questo l'ho già chiesto alla Avermedia, loro mi hanno già detto che l'idea gli piace, però appunto credo che mi daranno una risposta positiva solo se voi cioè mettete tanti mi piace a questo video e questo video ha tante visualizzazioni. Quindi lasciate un mi piace così da potervi offrire questo prodotto con un codice sconto tramite SaviUltras 90 e poter acquistare questo prodotto a prezzo scontato. Quindi adesso andiamo ad aprire il pacco e voi nel frattempo lasciate un mi piace. Vediamo se è fuori, vediamo se è fuori, vediamo. Allora, questo è il pacco del dispositivo. Come potete vedere, è davvero molto ben fatto. Assomiglia un po' a quello dei cellulari, degli iPhone, eccetera. Come potete vedere, è davvero piccolo come dispositivo. Ora andiamo ad aprirlo. Ok. Ora, qui c'è il dopo. Ok, ci siamo riusciti, abbiamo liberato il pacco, ora andiamo ad aprirlo. Olè. Allora, qui come potete vedere, questo è il dispositivo, è davvero molto molto piccolo, sembra quasi un cellulare, e come possiamo vedere, questo cerchio qui c'è scritto Avermedia, qui Live Gamer Portable, e qui c'è un tasto. Questo tasto serve per poter registrare. Allora, prima di tutto vi dico, qui c'è una levetta e c'è un simbolo del computer e un simbolo per una SD. Quindi noi potremo, a differenza di tutti gli altri nuovi PVR, con questo possiamo anche registrare senza la necessità di un computer. Quindi, spostando la levetta o dalla parte del computer alla parte dell'SD, possiamo registrare. Una cosa importante è che per registrare con la SD bisogna avere almeno una SD di classe 10. Di classe 10 significa che ha una velocità di scrittura molto elevata, perché comunque i file sono veramente di ottima qualità, quindi con una SD con una velocità di scrittura scarsa non riusciremo a registrare decentemente. Allora, come vi dicevo, io attualmente, siccome mi sono fatto la postazione qui, ho il monitor computer, ce l'ho attaccato e devo dire che è molto molto ben fatto il programma dell'Avermedia
su cui poi potrete registrare. Ci sono molte opzioni come qualità, eccetera, 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 tantissime cose. E comunque potete anche trovare nel loro sito, che vi metterò naturalmente qui in descrizione. Quindi, come vi dicevo, ci sono queste due levette con cui potete passare o dalla modalità PC o quella non PC con la SD, che viene inserita qua dentro. Poi che altro? Qui c'è il foro per l'USB, che andrete ad attaccare o al computer, in caso lo usate col computer, oppure sull'Xbox. Questo serve per passare appunto la corrente per farlo accendere. Quindi è questo il cavo dell'alimentatore, non c'è nessuna presa, niente di niente. E questo è molto comodo. Una cosa importante è che al momento, ma sarà rilasciata a breve, il programma software per registrare è solo disponibile per Windows. Però i tecnici sono già al lavoro e gli ingegneri per portarlo anche su Mac. E che altro dirvi? Ah, ecco, dall'altra parte invece, dalla parte opposta qui, trovate i vari ingressi. Allora, trovate l'ingresso, diciamo, component AV per attaccarlo alla PlayStation. La PlayStation ha un problema rispetto all'Xbox, ha un non so come si chiama, ma comunque non si può attaccare con l'HDMI perché ha una specie di protezione. Mentre con l'Xbox potete tranquillamente attaccarla attaccando il cavo HDMI diretta, cioè praticamente ci sono due ingressi. L'ingresso in e out, quindi andrete ad attaccare praticamente un cavo HDMI dal monitor TV fino qui, fino al dispositivo, e poi l'altro dal dispositivo direttamente all'Xbox. E questo sarà, cioè praticamente con questo sistema ci saranno davvero pochissimi fili. Io ad esempio prima usavo il vecchio modello, quello con i cavi component, ed era veramente un casino perché c'erano tipo una trentina di fili e non si capiva niente. Con questo invece è davvero, davvero molto semplice registrare, la qualità è davvero molto elevata e appunto risparmiate un casino di fili e quindi è molto più semplice. Poi che altro? Allora, andiamo ad aprire ancora la scatola. E qui, come possiamo vedere, cioè, questo qua sembra un po' la scatola degli iPhone, davvero molto piccola e ben fatta. Qui, quando andate ad aprirlo, ci sarà questa carta qui. E, cioè, all'interno di questa c'è un codice promozionale per XSplit. Perché cos'è XSplit? XSplit è un programma che potete fare gli streaming su Twitch. Per poter fare gli streaming su Twitch si ha bisogno di un programma come XSplit, ce ne sono anche altri, ma questo è uno dei migliori. E qui ci sono 3 mesi gratis per poter usufruire di questo programma. Con questo programma si può inserire appunto il video del gioco tramite l'Xbox, in più la webcam, anche file come immagini e tante altre cose, quindi è davvero molto buono. L'unica pecca è che purtroppo qui in Italia fare streaming, io ci sto provando, ma è davvero molto difficile perché la qualità dei video non è proprio delle migliori, cioè si vede davvero male, quindi servirebbe davvero una connessione molto buona che purtroppo io non ho, soprattutto di upload, che dovrebbe stare sui 2-3 almeno per fare qualcosa di poco decente. Cosa che invece gli americani ormai fanno da tempo perché hanno Google Fiber con 1000 mega di upload, download, di tutto praticamente. Quindi poi che altro? Andiamo ad aprire questa parte qui è un po' difficile. Ok, non riuscì. Piano, piano, sto facendo. Ok, vai. Ok, ci siamo riusciti. All'interno troviamo. All'interno troviamo questo piccolo fogliettino che ci fa vedere che praticamente possiamo andare su gamerzone.avermedia.com, lo trovate comunque in descrizione, a trovare tutte le
le informazioni sulle specifiche, sui nuovi aggiornamenti del prodotto. Qui c'è un piccolo manuale utente e qui dentro ci sono praticamente tutti i cavi, che quindi adesso vediamo di andare ad aprire così ve li faccio vedere. Allora, facciamo uscire tutti. Ok. Ah, ecco. Allora, questo qui è praticamente l'involucro per portare a spasso, se così vogliamo dire, il PVR. E come ho fatto vedere è piccolissimo, quindi ve lo potete pure portare in tasca. Qui dentro si mette questo per portarselo in giro. Davvero molto ben fatto. Come possiamo... Aspetta, ve lo apro. È anche molto carina la scritta che potete vedere. Vediamo se riuscite, ma non credo. Vabbè, cioè, di sfondo c'è una scritta a vermiglia con il loro logo. Poi questo qua, il cavo audio, che comunque non ho avuto modo di usarlo io ancora quando l'ho provato. Questo qui è il cavo mini USB, che praticamente voi dovrete collegare, o se lo usate col PC, dal PC alla vermiglia, o comunque sull'Xbox se usate la SD. Che altro? Questi sono i cavi da usare con la PS3, perché appunto, come vi ho già detto prima, con la PS3 l'HDMI non si può usare. E questo è il cavo HDMI che collegherete dall'Xbox alla vermiglia. E poi l'altro lo collegherete appunto dalla vermiglia al TV. E che altro? Questo qui è il... Ah, eccolo. Questo qui è il cavo per la PS3, che va ad attaccare dalla PS3 fino alla vermiglia. Quindi, come potete vedere, è finito tutto. Solo questi qui sono i cavi che ci sono dentro. Quindi, rispetto ai precedenti, si risparmia davvero tanto di spazio, di fili, di casini, eccetera, eccetera. Una piccola parentesi è quella che io mi sono, prima di fare questo unboxing, mi sono un po' informato sulle qualità video. Ho visto un po' di recensioni su internet, soprattutto americane, e ho riscontrato che la qualità di questo dispositivo è davvero molto molto, cioè, è davvero molto molto elevata, naturalmente quasi al pari con tutti gli altri, però leggermente superiore come qualità. Quindi ragazzi, io spero che questo unboxing vi sia piaciuto, spero di riuscire comunque a fornirvi un codice sconto per poterlo acquistare, così anche voi potete fare video su YouTube. E quindi che altro dirvi? Vi dice ancora, lasciate mi piace al video perché è davvero molto importante, così loro possono vedere che noi siamo presenti e quindi magari pensano davvero a questo codice sconto da proporvi. E niente ragazzi, bella, alla prossima!